L'associazione Storie di Barche nasce nel 1994. Nasce per una grande passione e un interesse rivolto alle barche in legno che trovavamo sulle spiagge della Liguria e per i mestieri del mare che erano collegati a queste piccole imbarcazioni. Il mestiere del maestro d'ascia, il mestiere del calafato ed altri. Abbiamo così iniziato una ricerca che ci ha portato ad apprendere i primi rudimenti di questo mestiere. Strada facendo, restaurando barche, entrando in contatto con gli artigiani che costruivano le barche, con i maestri d'ascia, abbiamo allargato il nostro campo di interesse e abbiamo iniziato a imparare il mestiere del cordaio, il mestiere del velaio e man mano che ci serviva una cosa per armare la barca, imparavamo quel mestiere per poter realizzare l'oggetto e questo è sempre stato un po' il principio. Quindi all'inizio eravamo apprendisti e ricercatori. Ricercatori perché ci piaceva la storia di queste persone e di quello che stava dietro queste barche nel passato. Apprendisti perché imparavamo. Raggiunto un certo livello, abbiamo iniziato a proporci come insegnanti, anzi sono state le scuole all'inizio a chiederci proprio di fare dei corsi presso le scuole. E siamo a bordo del Gozzo Cornigiotto Bianca. Questo gozzo è stato costruito a Varazze da Ferro, da Dante Ferro e da suo figlio, per un pescatore di Cornigliano, Attilio Michelini. E questa barca noi l'abbiamo trovata in stato di abbandono sulla spiaggia di Multedo. La barca è stata costruita negli anni 50. Abbandonata da molti anni, abbiamo recuperato il proprietario e ce la siamo fatta regalare. A lui non serviva più. E l'abbiamo messa a posto, tanto lavoro, poi l'abbiamo armata a vela e la utilizziamo per le uscite a vela, partecipiamo a qualche regata, la utilizziamo per andare a pescare, perché in barca da pesca è giusto utilizzarla per la pesca, e la utilizziamo per girare dentro al porto, per andare a vedere, andare a ricercare quel paesaggio antico che ancora esiste, quelle tracce di archeologia industriale che ancora esistono nel porto di Genova. Il porto poi ci porta anche a conoscere e ad apprezzare questi marchingegni antichi che ancora sono ormeggiati alle banchine del porto, come questa gru che è qua dietro. Nel 2006 abbiamo iniziato una collaborazione con il museo, col Galata Museo del Mare, collaborazione che si è concretizzata nel 2006 con la costruzione di un gozzo, il Gozzo Cornigiotto Santa Caterina, che è esposto nella hall del museo. E con operazioni successive, come la costruzione dei due remi per la galea, dove abbiamo recuperato i legnami con l'aiuto della forestale nelle foreste casentinesi, un'operazione che è durata 4 anni fra taglio, trasporto, stagionatura e realizzazione dei remi. E poi altre operazioni ancora, come la vela, la grande vela quadra che è esposta sempre nella hall in alto, dove abbiamo praticamente realizzato da un tessitore una tela particolare, abbiamo fatto fare della tela apposta per fare questa vela e poi l'abbiamo, con gli insegnamenti del velaio, l'abbiamo finita, come si finivano le vele antiche. Il rapporto del museo continua con il progetto Maramao, che è un progetto attuale, il progetto è in fase di realizzazione. Il progetto vede un protocollo d'intesa al quale hanno aderito il Museo del Mare, il Galata Museo del Mare, i musei di Nervi, il Corpo Forestale dello Stato e l'Università Popolare di Torino. Questo progetto mira a far recuperare e a interessare, a coinvolgere, ad aggregare le persone, studenti e genitori che abitano in Liguria,
sul recupero delle 500 imbarcazioni ancora esistenti sulle spiagge. È strutturato in diverse fasi e ha diversi aspetti di coinvolgimento. Si inizia con la costruzione di un gozzo che costruiremo noi, e su questa costruzione faremo un libro di carpenteria navale rivolto alla costruzione ma anche al restauro del gozzo, quindi un manuale che possa essere utile a tutti quelli che vogliono recuperare una barca. In seconda battuta organizzeremo dei corsi su aspetti particolari del restauro della barca. A noi non interessa al momento che la gente impari a costruire una barca, perché è un'operazione troppo complicata, troppo difficile, cioè è un tipo di conoscenza che può essere acquisita nel tempo, ma all'inizio si inizia a riparare una barca e a prendere confidenza con pialetti, ferri, scalpelli, utensili vari e legnami vari, per poi un domani magari cercare di imparare a fondo questo mestiere. I corsi saranno appunto ad avvicinare ai problemi più frequenti che si riscontrano nel restauro di una piccola imbarcazione in legno e di permettere alla gente di risolverli, ecco, in poco tempo. Al centro del progetto Maramao non c'è solo l'imbarcazione, le vecchie imbarcazioni, ma c'è anche l'intenzione di recuperare una cultura, la cultura antica, che è millenaria, che è la cultura delle costruzioni navali, ma anche di tutti quegli aspetti culturali del Mediterraneo che ruotavano intorno alle barche, ai commerci, alle navigazioni e agli scambi. È uno dei principi che stanno dietro all'azione e agli intenti di un museo. Il Museo del Mare in questo ci ha sempre sostenuto e andiamo avanti assieme.